Oggi ci troviamo all'ARS nella prestigiosa sala Piersanti Mattarella, dove verrà presentato un calendario realizzato dalla Onlus Insieme per, la cui presidente è Clotilde Guarnaccia. Tema particolare di questo evento, di questo momento, è il fatto che sono le donne oncologiche protagoniste del calendario, che ogni anno, da quando esiste la Onlus, raccontano e danno un messaggio differente. Quest'anno invece viene raccontata la donna abbinata al vino. Chiediamo a chi ha avuto questa splendida idea, la presidente Clotilde Guarnaccia, la presidente dell'associazione, perché questo abbinamento, qual è il messaggio che volete lanciare quest'anno? Principalmente abbiamo pensato quest'anno a fare la donna, come il nostro sponsor sarà in ogni calice c'è una donna. Il vino non visto come senso di male, ma come benessere, cioè la salute anche attraverso un calice di vino. Però in questo caso è visto come due periodi antitesi fra loro, perché uno dice ma come il vino, la donna oncologica, sì, perché tutte e due, se anche non può sembrare che possano essere della stessa problematica, ma il produttore di vino, l'uomo che fa diciamo tutto il periodo dal momento che comincia a pulire la pianta, ad arare il terreno e cose del genere, deve arrivare al momento di avere il frutto, che può andare bene, può andare male, quindi è un momento diciamo di preoccupazione sin dall'inizio che alla fine, quando raccolgono il frutto che diciamo è il cosiddetto grappolo che poi si trasformerà in vino. Quindi la bellezza. Così anche la donna oncologica, e in quel momento appena viene a sapere di quello che le sta capitando non sa come va a finire, però poi dopo tutto il suo percorso si accorge che la vita continua. È la stessa cosa, quindi come la donna è detta come la bellezza, che è un momento di stare bene, anche perché noi pensiamo che tante volte il calice ci dà la comunicazione, il momento di parlare, il momento di anche quando sei di sconforto hai qualcosa che ti dà quella tranquillità, invece no, questa è la volontà di continuare a vivere. Siamo con le fotografe che hanno realizzato questo calendario, Chiara e Valentina. Cominciamo con Valentina, ti vorrei chiedere come si fa a fotografare un sorriso in un momento di sofferenza? Forza di volontà sicuramente, ma anche comunque lo spirito di voler anche dare qualcosa agli altri, a chi magari non è in questa, cioè non ha vissuto personalmente questa situazione, la malattia, è comunque una figura che aiuta a immedesimarsi, o comunque a ti dice io sono qui e per come riesco io a sorridere anche tu puoi farlo. Chiara, cosa si prova a fotografare la malattia? Quello che ho percepito io non è stato il fotografare la malattia, cioè queste donne ti dimostrano il fatto che la vita è fatta di ostacoli, no? E non ti fanno vedere la malattia come un ostacolo impossibile, no? Ti fanno vedere che la malattia è uno dei tanti ostacoli della vita che affrontano con un sorriso, e ti fanno capire realmente che c'è tutto nella vita, può essere affrontato. Ilaria ha partecipato a questo progetto del calendario. Ti chiediamo cosa ha rappresentato per te prendere parte a questa iniziativa. Il messaggio che vorrei lanciare a tutte le persone, insomma, che sono nella mia stessa situazione, che stanno continuando ad affrontare determinate cose, avere forza, coraggio per andare avanti, perché c'è sempre speranza per poter ridere, sorridere nella vita e andare avanti. Tra i presenti a questa manifestazione, a questo evento così importante di sensibilizzazione, anche l'onorevole Edi Tamaio, che ha sposato questa iniziativa. Ma è un'iniziativa importante. Ho conosciuto il presidente dell'associazione, ho conosciuto anche questa bellissima realtà, e penso che stare vicino a questo mondo e soprattutto alle persone che vivono un momento di difficoltà è una cosa importante, e la politica deve sorreggere tutte queste che sono iniziative importanti e che sono a sostegno di chi vive un momento particolare e drammatico della propria vita.